28ª giornata nel campionato di prima categoria, girone B, si affrontano Torgiano e Tuoro. Tuoro a quota 46 punti in classifica, meno 5 dalla zona playoff. Torgiano poco più indietro a quota 40. Completo giallo per i padroni di casa, completo bianco e blu per gli ospiti. Match che comincia, parte subito forte il Torgiano con un cross dalla sinistra, la respinta di Magrini, poi conclusione e subito 1-0 per il Torgiano. Il gol da parte di Ciuchicchi che porta avanti i padroni di casa. Il Tuoro non ci sta e prova a reagire dalla sinistra con Minelli, mette in mezzo, buona chance per Scarpanti, pallone però che termina sul fondo, ci prova ancora il Tuoro, altro tiro che termina largo. Ancora il Torgiano vuole farsi vedere in area di rigore, gran giocata e pallone messo in mezzo, arriva anche il raddoppio da parte di Sforna, 2-0 il raddoppio del Torgiano sulla grande azione da parte del numero 11 De Cristofaro. Dunque già 2-0 nel primo tempo per i padroni di casa. All'intervallo doppio vantaggio con il Tuoro che aveva avuto anche la chance per pareggiare. Torgiano però trova il raddoppio e continua nella ripresa ad attaccare, cross dalla destra, la risposta da parte di Magrini a dire di no, poi De Cristofaro prova a mettere il pallone in avanti, lo recupera per un attimo il Tuoro ma è subito il Torgiano che parte in avanti con Katana, l'imbucata da parte del numero 7, arriva anche il 3-0 da parte di Chiucchiu, contropiede del Torgiano che trova spazi enormi nella ripresa. Ancora Chiucchiu allarga, Righetti, conclusione all'angolino, imprendibile per Magrini, 4-0 da parte del Torgiano. Davvero una grandissima partita dai padroni di casa che poi cercano addirittura il quinto gol. Ancora pallone recuperato, Chiucchiu per De Cristofaro, non lo trova incredibilmente, poi la conclusione di Bastianini viene deviata in corner, vicinissima anche al 5-0, c'è poi un'espulsione nel finale tra le file del Tuoro, espulso il numero 3 Liceni. Match che termina dunque 4-0 in favore del Torgiano che sale quota 43 punti. Un'analisi sulla partita, non c'è stata partita, è stato noi altri siamo rimasti a Tuoro, adesso aspettiamo forse il pullman che scendono i calciatori, compreso dal mister e tutti, quindi Torgiano veramente ci ha surclassato, ma ci sta perché abbiamo fatto una rincorsa eccezionale, nel senso 13 partite senza perdere, eravamo a 5 punti dai playoff e momentaneamente la matematica non ci condanna se finisce così anche gli altri risultati, però oggi il cervello era staccato, sinceramente non abbiamo giocato come sappiamo giocare, ma ci sta, dopo una rincorsa di 4 mesi dal quarto ultimo posto siamo balzati al sesto posto, ci sta, un ottimo Torgiano, una bella squadra, però noi non c'eravamo, grazie. Sì, sono partite dove quando finiscono questi risultati la mia squadra ha dato tutto quello che poteva dare, come ho chiesto a loro di onorare il campionato fino alla fine, lo stanno facendo nel miglior modo possibile. È una squadra composta da ragazzi validi, dispiace perché con qualcosa in più riusciamo a stare noi in lotta per qualcos'altro, però ne trarremo per il prossimo anno, insomma, per cercare di migliorare in quelle cose che abbiamo sbagliato quest'anno.